come vedete da questa diapositiva, affronta il tema delle psicosi acute. Un argomento non agevole, però. Io già lo feci ai tempi in cui la professoressa Colombo era una mia studentessa, una ragazzina, bionda, una vita fa. Oggi ho visto una prospettiva un pochino diversa, cercherò di delineare la storia del concetto senza la quale non è possibile accedere alla sistematizzazione attuale del costrutto psicologico. Ma una premessa è necessaria, perché le psicosi acute hanno avuto un travagliato destino, vediamo, psicopatologico e nosografico. Questo legato all'ambiguità del concetto di acuto e alla subalternità del concetto di acuto rispetto a quello di cronico nella storia della psicoterapia. Quindi mi soffermerò brevemente su quello che ha significato nella cultura psichiatrica acuzie e quello che ha significato la cronicità. Sono tematiche queste che non vengono più dibattute, spungono alla riflessione psicopatologica e anche alla sistematizzazione museografica, si procede per parametri molto semplificati. Allora, come ci ricorda l'Anterillo Rara, la sostituzione della nozione di alienazione mentale con quella di malattia mentale, nella metà circa del XIX secolo, ha portato alla sostituzione della contrapposizione curabile-incurabile con quella di acuto cronico, e questa è diventata una categoria essenziale della nosografia, dell'etiopatogenesi e della psicopatologia. Il cronico ha assunto una posizione di preminenza, è vero che la malattia mentale era sinonimo di malattia cronica, e ancora questo concetto serpeggia di noi nella cultura psichiatrica. Le malattie psichiatriche hanno una base di cronicità. Viceversa, l'acuto era concettualizzato come connesso ad una causalità esogena, intossicazioni, infezioni, situazioni ambientali, oppure ad una cronicità non riconosciuta. Dunque, cercavo di introdurre il concetto delle psicosi acute rifacendomi alla concettualizzazione di acuto e cronico in psichiatria. E allora avevo detto che è avvenuta nella metà del XIX secolo, in cui la contrapposizione acuto e cronico si è imposta in sostituzione a quella di curabile. E da allora acuto e cronico è diventato una categoria essenziale nella nosografia, nell'etiopatogenesi e nella psicopatologia. Cronico ha sempre avuto una posizione di preminenza sull'acuto, tant'è vero che la malattia mentale era sinonimo di cronicità. L'acuto veniva concettualizzato come connesso ad una causalità esogena, un'intossicazione, un'infezione, situazione ambientale, quindi potevano in qualche modo rientrare, e quindi la patologia si chiudeva, oppure veniva ricondotto ad una cronicità non riconosciuta. In questa accezione la semiologia della psicosi acuta non ci dice niente, non garantisce sull'acuità del processo somatostatico. Sotto le apparenze dell'acuto si ipotizza un continuo di eventi psicologici e opiatorici. Ebbene, queste continuità nascoste sotto l'apparenza clinica dell'acuto sono state appannaggio della riflessione
biologica, e quindi sono state interpretate in senso induzionistico, biologico, senza tener conto del senso dell'esperienza psicologica, oppure sono state appannaggio di riduzionismo psicologico, sociologico, relazionale, con una visione edulcorata e delusiva della psicosi acuta come crisi, come momento di integrazione e di crescita. A questo proposito basta citare Legge, la psicosi che considerava la psicosi come un viaggio metanoico verso una rifondazione, una rinascita della mente verso l'autenticità, o lo stesso Resnick che parlava di psicosi come un momento di lucidità. Quindi la psicosi acuta veniva connotata in senso positivo, come un momento di crescita, di conoscenza di se stessi, di approfondimento della conoscenza della propria vita. Una visione realistica questa, perché la psicosi, inevitabilmente destinata a ripetersi, e col suo ripetersi si determina una distrutturazione sempre più del funzionamento. Acuto e cronico ha avuto in letteratura una doppia significazione. Da un lato in rapporto al tempo lineare oggettivo come effimero e durevole, però c'è un'altra concettualizzazione dell'acuto cronico come non storicizzabile e storicizzabile. I deliri d'amblè polimorfi e mutevoli della buffetta operante, secondo Magnani, si contrapponeva ai deliri cronici di evoluzione sistematica, perché il delirio non entrava nella biografia, nella personalità, non si declinava in una storia, diversamente da quanto accadeva nei deliri cronici di evoluzione sistematica. In accenti diversi, ma questa contrapposizione veniva posta anche da Henriet, in cui si parla di destrutturazione della coscienza, delle psicosi acute, e di metamorfosi patologica della personalità nella schizofrenia. Quindi da un lato qualcosa che non si storicizza, che non lascia traccia, dall'altro qualcosa che entra nella storia individuale, nella personalità e trasforma la personalità. Come a questo proposito si è espresso Ballerini, nelle forme croniche c'è la costruzione di una identità alta. Ebbene, nel succedersi a un divago delle concettualizzazioni psichiatriche, voi sapete che potremmo fare una moltitudine di esempi come si sono avvicendati certi concetti ormai diventati obsoleti, sono stati riproposti, riconcettualizzati e ad essi è stata data la preminenza rispetto ad altri. C'è stato un ribaltamento in anni recenti della tradizionale preminenza del cronico sull'acuto. Quanto vi ho detto, o vi ho accennato, deponeva per una preminenza del cronico sull'acuto. Ebbene, c'è stato un ribaltamento, nel senso che l'episodio psicotico acuto è considerato la sola autentica espressione della storia naturale della patologia psicotica e la cronicità solo un artefatto legato a fattori sociali, relazionali o iatrogenici. Quindi è la psicosi, in questa accezione, la malattia di per sé acuta diventa cronica per una serie di fattori che sono estranei alla patologia in sé, fattori sociali, familiari, ambientali, relazionali, oppure un fattore terapeutico. Questo non è da escludere, perché io mi ricordo, quando a parte quel concetto di psicosi acuta non esisteva, gli stati misti non esisteva, tutte le forme acute erano etichettate come schizofrenie e come tali venivano trattate per anni con neurologici. Quindi è da escludere che in alcune forme la cronicità non sia legata non tanto alla natura del processo morboso quanto a fattori ad essi estranei.
In questa accezione Lange ha parlato della psicosi come se il viaggio sia destinato per sua natura a risolversi. Sono le istituzioni, l'entourage, la famiglia che non lasciano al paziente altra possibilità che l'evoluzione propria. Un po' l'antipsichiatria si muoveva in questa accezione. Ma anche più recentemente, ad esempio, Zubin e Springer, che hanno elaborato il coping illness model, parlano nello stesso senso. Il nucleo della malattia è la acuzie, poi diventa cronica per l'intervento di fattori ambientali, familiari, sociali, farmacologici, eccetera. Allora, questa introduzione è necessaria, a mio giudizio, perché ora sì, acuzie cronico si fa molto semplice, dura più di 6 mesi, ora è cronica. La psichiatria attuale non si interroga sul significato di acuzie. Quindi secondo me poteva essere utile una chiarificazione, o tentativo di chiarificazione di questa luce. Allora, oggi parliamo di psicosi acute. Secondo la espressione di Magnan, solo i francesi sono così leggeri, gravi, nel coniugare queste psicosi e anche utilizzare la raffinatezza lessicale. La Magnana è un cosiddetto nate senza incubazione in una raffica di vento, senza conseguenze, o agiscono, se non senza domani. Quindi va colto l'essenza fondamentale della psicologia. Nasce all'improvviso in un refolo, cioè direi, di vento, così, inaspettato. C'è la calma con la meridiana, il sole, improvvisamente un regolo di vento, nasce la psicosi e poi dirigua, non lascia conseguenze. Però non è senza domani, perché inevitabilmente la psicosi tenderà a ripresentarsi. Non sempre, ma più spesso. Quindi le psicosi acute, così magistralmente, in modo raffinato, definite da Magnan, cosa sono? Sono quadri clinici che si estinguono rapidamente, settimane, talora giorni, qualche volta qualche mese, ma tendono a ripresentarsi, possono ripresentarsi con la stessa configurazione sintomatologica, si parla allora di decorso non sintrofico, o con configurazione proprie di altri ambiti. Cioè assume delle configurazioni e quindi una connotazione nosografica di specifici ambiti nosografici. Quindi la provvisorietà aleggia sul concetto di psicosi acuta. Noi dobbiamo di fronte alla psicosi acuta bisogna sospendere il giudizio. È una diagnosi provvisoria che inevitabilmente nella stragrande maggioranza dei casi sarà destinata ad essere modificata. La diagnosi di disturbo psicotico breve, disturbo schizofreniforme, che sono le diagnosi riferite alle psicosi acute nel DSM-4, o di disturbo psicotico acuto transitorio, che è la diagnosi riferita alle psicosi acute del CD10, non chiude il discorso diagnostico, suscettibile di essere riaperto in ogni momento. Quindi ci vuole molta umiltà di fronte alla psicosi acuta, poi vedremo come possiamo orientarci, come possiamo aggrapparci a qualche elemento, a quali elementi storici, personologici, psicopatologici, ambientali, per poter avere un'indicazione sul futuro della psicosi, ma più spesso, con molta modestia, le fanno di psicosi acuta e stare a vedere. Vuol dire stare a vedere senza fare qualcosa per impedire che l'episodio si presenti. Le psicosi, dimmi, dura a lungo la storia, però dovete sopportare, se non si va subito all'attualità, però dei rimandi storici, a mio giudizio, sono necessari. Io una volta ho dovuto togliere le castagne dal fuoco di un cattedratico
che dal pulpito di Gesù Cristo, la cosa cos'era l'ibogliofrenia, è poverino. Quindi voi, anche se non conoscete a fondo certe terminologie, certi riferimenti concettuali del passato, nel vostro retroterra poi non vi serviranno, ma dovete conoscere. Quindi faremo un panorama storico prima di arrivare all'attualità e alle problematiche che la psicosi acuta pone a tutti, grandi e piccoli, esperti e non esperti. Faremo un panorama storico del concetto di psicosi. Le psicosi acute erano conosciute già prima del Kreplin, infatti Kalban, con il nome di dispremia, le distingueva dalla desania tipica, considerata malattia processuale progressiva ad esito difettuale, e la riconduceva a fattori di natura epilettica o sessuale o reumatica che tuttavia non lasciano tracce volentieri. Quindi il fattore scatenante conosciuto per la dispremia, il decorso non progressivo ma con risoluzione e la sintomatologia polimorfa e atipica o atipica identificata dal Kalban sono state successivamente alla base dell'elaborazione dei concetti successivi di psicosi. Anche Kreppel aveva individuato degli squadri acuti con sintomatologia polimorfa. Polimorfa significa una sintomatologia caratterizzata da molteplicità di sintomi, delirante, allucinatorio, disturbi dell'umore, esaltazione, depressione, crisi di ansia, disturbi della psicomotricità. Questo è il polimorfismo delle psicose acute sul potere. Kreppel aveva descritto, aveva individuato delle psicose acute con sintomatologia polimorfa di breve durata e completa remissione, che tuttavia nella sua bipartizione delle psicosi endogene non gli stavano bene, quindi doveva situarle da una parte o dall'altra, e quindi tendeva a collocarle o nella psicosi maniaco-depressiva o nella demenza. E sapete che questa bipartizione delle psicosi endogene di Kreppel si è mantenuta negli anni, si è imposta nella nosografia del XX secolo, come dottore. E quindi questa risoluzione nosografica di collocare le psicosi acute o nell'ambito della psicosi maniaco-depressiva o nell'ambito della demenza precoce ha rappresentato una convenzione diagnostica che ha ostacolato l'accoglimento delle psicosi acute brevi nei sistemi classificativi. Tuttora, di fronte alla psicosi acuta, a seconda anche della scuola di appartenenza, c'è chi dice questo è uno stato misto psicotico, quindi la collochiamo nell'ambito di studio dell'umore, c'è chi dice questa è una psicosi iniziale, abortiva, di esordio, la collochiamo. E più spesso si tende a mettere queste due grandi categorie diagnostiche, rappresentate allora la psicosi depressiva, ora degli studi dell'umore, o allora nella demenza precoce, o nell'ambito. Kreppel, però, pur non rinnegando la dicotomia delle psicosi endogene, ammetteva l'esistenza di questi sintomi che non possono essere ricondotti in modo chiaro l'uno all'altro malattia. Egli affermava: ci sono casi frequenti in cui, malgrado la più accurata osservazione, sembra impossibile arrivare a un sicuro. Quindi si rendeva conto che la mica scelta e le nosografie sono sempre arbitrarie, che costringono la realtà a entrare, a sistematizzare una realtà sfuggente, si rendeva conto che non tutto era collocabile in un ambito mentale. Per alcune forme abbiamo un'incertezza sulla collocazione all'interno di queste categorie o una collocazione ad esse strane. Ma il concetto di psicosi acuta nasce in Francia con Magnan, con il delirio polimorfo dei degenerati, che costituisce la prima definizione del quadro psicotico a cui affronta il favorevole,
da cui sono derivati due più importanti concetti di psicosi acuta, rappresentati dalla cuffia delirante e dalla psicosi acuta. Altri antecedenti storici sono rappresentati dalle psicosi reattive o psicose, psicosi atipica, psicosi emozionali o psicosi emozionali schizofreniche, psicosi schizofreniforme, disturbo schizofrenico. Come vedremo, questo schizofreniforme, nell'accezione di Langley, non è il vostro schizofreniforme, è il DSM. Il disturbo schizoaffettivo di Kazan non è il vostro disturbo schizoaffettivo del DSM. Allora, un richiamo storico, a mio giudizio, è ineludibile per la comprensione delle categorie diagnostiche attualmente in uso e come, che si ripete, sono rappresentate dal disturbo psicotico breve e disturbo schizofreniforme nel DSM-4 e disturbi psicotici acuti transitori nel ICD-10. È importante perché queste due categorie diagnostiche attuali conservano tracce, come vedremo, semplificate, comunque alludono in qualche misura alle caratterizzazioni che fanno parte della psicosi della tradizione psichiatrica. Allora, la buffet delirante per Magnan, o delirio polimorfo dei degenerati, cercheremo di spiegarvi cosa significa degenerati, cosa significa degenerazione, sono episodi psicotici acuti assunto da patologia polimorfa, polimorfo che ho detto prima, a rapida remissione, a decorso ricorrente, dovuti ad una abnorme predisposizione ereditaria, che li chiamava in causa la degenerazione di Moretti, tra breve cercherò di dire. Sono quadri diversi per etiologie d'esito dai disturbi psicotici cronici ad evoluzione sistematica, cioè dai deliri cronici ad evoluzione sistematica della psichiatria. Il concetto di degenerazione parte da un concetto che vogliamo anti-darwiniano. Anziché avere l'uomo che sarà andato incontro il prodotto finale di una evoluzione, è una de-evoluzione, se vogliamo. L'uomo nasce perfetto e poi si degrada, si degenera per una serie di fattori. Il concetto di degenerazione di Morel si basava su tre assunti. C'è una disposizione o diatesi di natura ereditaria, che mi chiamava stato accelerato. Questa disposizione diatesi si manifesta con abnormità somatiche e psicologiche, di stigma degenerati. Queste manifestazioni psicopatologiche, connesse alla degenerazione, si aggravano di generazione in generazione, fino alle psicosi croniche, alla demenza, e fino alla scomparsa di quella determinata famiglia. Cioè una degenerazione, il concetto di degenerazione è anche importante, non è rimasto confinato in Francia, ha avuto anche un successo nella psichiatria di lingua tedesca, si è poi in qualche modo colluso col concetto di endocrino, poi è stato rinnegato, allora non voglio guardare tutta la storia, però. Quindi le psicosi acute, secondo francesi, nasce su un terreno degenerato, sono soggetti degenerati, soggetti che hanno una tara ereditaria che comporta di fronte a situazioni eventuali la comparsa della psicosi. Con l'imporsi della nosografia carpiniana, anche in Francia, la teoria della degenerazione scomparsa, anche il concetto di buffet delirante è stato abbandonato per essere recuperato da Henri E, che voi conoscerete, tanto manuale di Henri E, insomma, come voi almeno conosceranno, che ha determinato un recupero di interesse nei confronti della buffet delirante. Vi dico che noi a Pisa, cui si faceva con molta cautela diagnosi di schizofrenia,
e insomma la cultura francese insomma, era penetrata in clinica tramite il professor Giannini, che era l'unico che questa permeabilità della cultura che in parte ci faceva respirare, e noi ricorrevamo spesso alla diagnosi di Buffet di Arrano. Quando ci arrivavano dei quadri psicotici appunti, che non potevamo, anche se c'era qualche precedente che poteva pensare a una acuzie psicotica in un contesto schizofrenico, prima di fare diagnosi di schizofrenia eravamo sempre molto bravi, quindi si utilizzava spesso questa diagnosi di via interlocutoria di Buffet, che non è soltanto un atteggiamento così benevolo, insomma, di tutela, è di tutela essenzialmente del malato, spesso ricorre troppo frettolosamente alla diagnosi di schizofrenia, come troppo spesso si faceva, si continua a fare, ha degli effetti catastrofici. Allora, secondo Henri E., la Buffet delirante è connessa a una destrutturazione della coscienza in senso jacksoniano. Poi vi parlerò un pochino di questo problema, non posso soltanto alludere ai concetti senza soffermare. In fase finale, quando parleremo di diagnostica differenziale, prenderemo in considerazione anche la concettualizzazione di Henri della destrutturazione della coscienza, che si basa in senso jacksoniano, a un disturbo, a una lesione di un livello superiore, si ha una liberazione dei livelli inferiori di attività psichica. Comunque, la destrutturazione della coscienza, in questo caso, è intermedia tra quella della psicosi maniaco-depressiva e quella delle psicosi locali. Poi rimandiamo l'esplicitazione di tale. Secondo Henri E., la Buffet delirante si manifesta a seguito di fattori precipitanti, psichici o somatici, ora, in giovani, più frequentemente di sesso femminile, con una predisposizione ereditaria o personologica, quindi si rifà al concetto di degenerazione tumorale. Secondo ancora Arrier, questa psicosi è caratterizzata, risorge appunto, da una sintomatologia polimorfa e mutevole, che cambia da un momento all'altro, è molto simile, diciamo, rispetto agli stati misti psicotici, non lo so, se tornerò un giorno a fare lezione forse gli stati misti, che è un argomento molto interessante. Un momento meraviglioso e non conosciuto. Che va conosciuto. Gli stati misti, anche tutte le concettualizzazioni che sottendono una visione non meramente descrittiva nordamericana degli Stati Uniti, il modello della coerenza dinamico strutturale di Ganzani, che è fondamentale per la conoscenza degli Stati Uniti, sarebbe fondamentale anche per la conoscenza delle psicosi acute o comunque per la conoscenza delle derive. Cioè, se avrò occasione, se la buona sorte ci assiste, tornare un giorno a far rappresentare gli Stati Uniti, io penso che sarà. Allora, la Buffet delirante, quindi esordio acuto, sintomatologia polimorfa e mutevole, delirio, allucinazioni, disturbi della coscienza, Arrier parla di uno stato di ipnosi delirante, i francesi sono in unità. Noi non abbiamo questa, ed è Pistoia, perché ha lavorato con Dante Ridorà, è stato in Francia, ha respirato il lessico, molto raffinato, un umore che vira dal polo depressivo a quello eccitato, ecco perché spesso si tende a connotare queste forme come stato misti, cioè questa variabilità dell'umore, eccitazione, tensione, eccetera, vanno incontro a una remissione completa, tendono a ricorrere, però Henriette non escludeva una possibile evoluzione in senso. Cioè, lasciava aperta la possibilità che alcune di queste forme potessero diventare schizofrenia. Vale a dire che la destrutturazione della coscienza, poco per volta,
questi momenti fecondi, come dice Agraga, il delirio, le allucinazioni, poco per volta non entrassero nella personalità, nella storia dell'individuo e determinassero una trasformazione della persona. Quindi c'è la possibilità che anche una destrutturazione della coscienza si trasformi poi in una grave destrutturazione della persona. La Buffet dell'Erante è stata, sono stati proposti dei criteri diagnostici da Poul, autore francese, veramente. Vedete, siamo nel 1987, dopo l'uscita del DSM, quindi anche il tentativo di uniformarsi con i criteri diagnostici a quanto proposto dal DSM, e quindi identifica i criteri della Buffet delirante nell'età di inizio 20-40 anni, abbiamo certi giovani, esordio acuto in assenza di una storia psichiatrica, eccetto episodi dello stesso tipo, decorso fasi attive per la durata di settimana o un mese, che ricorrono con un periodo intervallare libero da sintomi, una sintomatologia, come dicevo, con morta, delirio, lucidazione, personalizzazione, confusione, depressione, euforia, variazioni sintomatologiche da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, e criteri di esclusione in accordo con la sistematizzazione dei piedi per l'esclusione malattia mentale organica, alcolismo e abuso di sostanze. Ebbene, i criteri di Poul, se noi guardiamo come li confrontiamo con la definizione di Henriette, non fanno menzione di una predisposizione ereditaria, quindi tagliano corto con la degenerazione di Magnacci, non si dice niente circa una eventuale predisposizione ereditaria, e non si fa menzione di una possibile evoluzione in senso spirituale. Questo è un tentativo anche nazionalistico di mantenere questo concetto di psicofete delirante, disancorato di schizofrenia, di psicosi per il presente, come anche un prodotto della cultura francese. Nella psichiatria di lingua francese, la Buffet delirante è collocata nell'INSERM, come categoria diagnostica distinta dalle altre, schizofrenia, psicosi per il presente, è ampiamente utilizzata nella prassi. Questo è un primo grande, ce ne sono anche quindi con altri, questo è un primo tassello, che è il concetto di Buffet delirante della psichiatria francese. Ora c'è un altro concetto, un altro antecedente storico importante delle psicosi acute, che è il concetto di psicosi cicloide, che voi troverete anche nel manuale Sartesi e Magini, c'è dedicato un capitolo alle psicosi cicloide, perché mi sembrava ineludibile fare un riferimento. Ricordate che allora non ne parlava quasi nessuno. Allora, la psicosi cicloide è un concetto interessante. Alcuni autori recenti, come vedremo per altre queste, hanno riproposto questa nuova, questa tecnologia, questa in senso operativo dei nostri. Noi stessi con la Paola Salvatore di Sabina abbiamo fatto due contributi sulle psicosi cicloide, su casi di psicosi cicloide, perché ora non tengo a soffermarsi, perché la diagnosi di psicosi cicloide è estremamente interessante anche per i risvolti terapeutici. Molte psicosi del postparto non sono psicosi cicloide, che e molte psicosi cicloidi sono ipersensibili ai neurolettici, per cui sembra che nel caso di diagnosi psicosi cicloide la sindrome maligna del neurolettico sia particolarmente rilevante. E in questa diagnosi non si fa. Quindi forse avere un'attenzione a questa diagnosi può essere utile, non soltanto con un cartaggio naturale, per dire so cos'è la psicosi cicloide,
Ebbene, le psicosi cicloidi è legata ai tre cards. Uno non c'ha la K, c'ha la C, sono i tre cardi, i famosi cardi. Carl Derrick, Carl Kleist e Carl Leola. Li conoscete voi questi nomi? No, non li conoscete. Si conoscono i procedimenti, non ci bisogna ricordare, ma ci rimanga qualcosa. Allora, le radici storiche della psicosi cicloide, che ha dominato nella psichiatria di lingua tedesca, sono rappresentate dal delirio polimorfo degenerato di Magnan, come si è detto, che nella psichiatria tedesca sono entrate sulla tradizione di degeneration psicose, o autoctone all'aria psicose, ed ancora il concetto di psicosi cicloide nasce con la psicosi di motilità e psicosi da ansia interna. Cioè Wernicke aveva descritto due psicosi inizialmente considerati come complessi sintomatologici, non come entità a sé stante. Aveva descritto la psicosi della motilità e la psicosi d'ansia. Questi due antecedenti, il delirio polimorfo dei degenerati e la psicosi di motilità e d'ansia di Wernicke, hanno costituito le radici storiche della psicosi cicloide, cui termine fu coniato da Kleist, parlò di cicloide psicosi. Per la psicosi della motilità di Wernicke, prese una delle due psicosi, cui aggiunse la psicosi confusionale. Ora sembra complicato, ma non è complicato. Secondo Kleist, la psicosi cicloide, che identificava inizialmente, quindi la psicosi di motilità, che aveva descritto Wernicke, e la psicosi confusionale, che gli descrisse, sono connotati da un corso fasico, una struttura bipolare, eccitamento e stupore, quindi nell'ambito dello stesso episodio c'è una fase di eccitamento, una fase di stupore, ipercinesia, cinesia, e esito favorevole. Secondo Kleist, in gioco era una disfunzione transitoria e selettiva dei centri del pensiero, della psicosi funzionale, e dei centri della psicomotricità per la psicosi di motilità, diversamente a quanto accade nel suo pensiero della psicosi maniaco-depressiva, in cui la disfunzione è a carico del pensiero, della psicomotricità e del cuore. Ora siamo nell'epoca delle concettualizzazione della psiche come funzione, ora parlare di funzioni, di psicopatologia, ci prendono in giro, quindi ci sarebbero, si chiamavano in causa la psicosi non depressiva, l'alterazione di tre funzioni, della funzione del pensiero, della psicomotricità e del dolore. Invece una alterazione escludeva quella del rumore, del pensiero, connotava la psicosi confusionale, della psicomotricità connotava la. Quindi erano come delle psicosi parziali rispetto alla psicosi depressiva. E che egli denominò appunto cicloide perché le poneva ai margini come condizioni marginali, asograficamente, poste ai confini della psicosi circolare, alta definizione della psicosi maniaco-depressiva. Quindi cicloide perché poste ai confini della psicosi. Erano come delle psicosi circolari incomplete, anche qui come tante. Psicosi cicloide per Kleist si distingue dalla psicosi maniaco depressiva perché le fasi di eccitamento e di inibizione sono più brevi e la periodicità è meno marcata, prevale nelle donne, sapete la psicosi maniaco depressiva diversamente purché predilige il sesso femminile, quindi non ha prevalenza, può leggere 1-1,
prevalente delle donne psicologi, e per quanto riguarda l'ereditarietà c'è una relazione genetica con la psicosi progressiva, secondo Kleister, ma anche con altre condizioni morbose, isteria, psicopatia, epilessia, e talora anche c'è una ereditarietà omotipica, perché alcuni casi hanno una famiglia, ricorrono casi di psicologia. L'altro nome significativo è Leonard, voi avete conoscerete le psicosi di Giorgio di Ghiberto, pubblicato in Ghiberto, la psichiatria funzionalistica, grancistica, se vogliamo, però insomma, che non è, ogni tanto si impara ancora. Bene, la psicosi cicloide per Carl Leonard cosa fa? Aggiunge una terza psicosi cicloide. Alla psicosi confusionale e alla psicosi immobilità di Kleister aggiunge la psicosi ansioso-statica, o che altro non è che la psicosi d'ansia di Wernicke. Voi vi ricordate che non era stata utilizzata da Kleister la psicosi d'ansia? Bene, lui recupera la psicosi d'ansia di Wernicke integrandola con un contropolare umore saltato. E quindi egli identifica di psicosi cicloide tre grandi forme, che sono appunto la psicosi confusionale e di Christ, e cui aggiunge la psicosi ansiosa statica. Per Leonard le psicosi cicloidi sono malattie fasiche a struttura bipolare, alcuni episodi possono avere soltanto una fase, dovuta alla connessione, già diceva Kleister, di una singola sfera della psiche: pensiero, psicosi confusionale, affettività, psicosi ansioso-statica, attività psicomotoria, psicomotoria. Ci sembrano queste cose fatte a tavolino, c'è una geometria compositiva della realtà fatta a tavolino, noi vediamo con occhio critico attualmente. In un certo momento storico, quando la psicologia delle facoltà era esperante, questa organizzazione concettuale si muoveva in questa linea. Ma ancora, insomma, mi rifugio da questo, perché alle funzioni o cognitive o affettive si fa ancora riferimento, smembrandole e considerandole separate senza tener conto dell'interazione, delle articolazioni, approccio fenomenologico. La psicosi cicloide, secondo Leonard, è una terza psicosi. Quindi c'è la psicosi depressiva, la psicosi circolare, la schizofrenia, e c'è una terza psicosi endogena, che con esito in remissione, senza simboli effettuali, è indipendente dal, in questa misura, la schizofrenia, come indicato dalla prognosi favorevole, anche se non escludeva eccezionalmente un percorso cronico, dalla psicopatologia familiare, che è diversa da quella della schizofrenia, e dalla ereditarietà omotipica. Per i dati empirici forniti da Leonard, parlano di soggetti con personalità premorbosa normale, quindi come di Cage, più frequentemente di sesso femminile, un esordio su 30 anni, carico familiare di psicosi endogene dello stesso tipo per rafforzare il concetto di terza psicosi e apoteosi. Ora io non voglio entrare nella semiologia delle tre forme, però mi soffermo solo su una forma, anche per darvi un'idea della complessità di questi quadri. È come se non si ha uno degli schemi guida, non siamo capaci di cogliere. D'altra parte si trova quello che si cerca, e si cerca sulla base degli schemi mentali che abbiamo. Se i nostri schemi mentali sono poveri, semiologicamente, noi troviamo poco, e sono quelli che ne troviamo. Quindi non voglio ora fare tutta la
rivelata della sintomatologia nucleata da Leonard nelle varie forme di psicosi cicloide, però un buon esempio. La psicosi di ansia di attitudine o ansioso statica di Leonard, l'alterazione primaria, secondo quest'autore, è l'affettività. Allora, egli indica che nel quadro psicotico c'è un polo ansioso e un polo espansivo. Il polo ansioso si connota con un'ansia che può manifestarsi con grave eccitamento, tanto di colpa o immobilità, associata a delirio di riferimento di persecuzione, allucinazioni uditive, minacciose, sensazioni somatiche spiacevoli, il polo espansivo, umore statico, esperienze di rivelazione e di vicinanza a Dio, capacità di portare la salvezza e la felicità. Noi abbiamo scritto negli Stati Uniti, che è più lontano possibile da questa religiosità, diciamo, di continuità, secolo passato, proprio il caso con queste tematiche di salvezza del mondo, capacità di portare a salvezza la felicità nel mondo, annuncio del giorno del giudizio, della vita, della pace del mondo. Ma vedete, c'è una sintomatologia bipolare. Tuttavia, a differenza degli Stati Uniti, in cui generalmente c'è un avvicendarsi, generalmente questa è più duratura una fase, più duratura l'altra. Per cui non c'è quel caos ancora maggiore, sovrapporso di eccitazione, di inibizione, di ansia, espansività, come si osserva nelle forme. La psicosi confusione del pensiero, la perdono, la psicosi di utilità della psicomotricità, la fase